GF16 prima puntata 8-9 aprile, eliminata Angela in una puntata scoppiettante. La prima puntata del Grande Fratello 16 è partita come ce l'aspettavamo, a differenza dei conduttori della maggior parte dei reality show di Mediaset. Barbara D'Urso, pur deludendo chi si aspetta un programma fatto soltanto da sconosciuti e non da VIP o presunti tali, riesce infatti a confezionare un bel prodotto assieme ai suoi autori. I personaggi scelti hanno delle storie importanti alle spalle, e hanno qualcosa da dire e la dicono anche senza problemi, in quanto abituati quasi tutti alle telecamere. Pensate a Mila Suarez, Jessica Mazzoli, Cristian Imparato e a tutti quelli che sono finiti al centro delle polemiche in passato e che si sono fatti più di un giro nei salotti di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Questa sera è stata eliminata ovviamente una sconosciuta, Angela, su cui fare del gossip immediatamente sarebbe stato impossibile. Prima puntata Grande Fratello 16, buona partenza per la D'Urso. Quella delle 8-9 aprile è stata la classica prima puntata del Grande Fratello in cui vengono presentati i concorrenti e le principali novità dell'edizione. E dobbiamo dire che nel reality non ci sono stati momenti morti e che il brino della conduttrice, una staccano vista della prima ora, ha funzionato. Complici anche Cristiano Malgioglio, che ha fatto esplodere una bomba su tre presunti omosessuali della casa, e Iva Zanilchi, che invece si è resa protagonista di una gaffe super. Non solo ha svelato in anticipo che la figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, Serena, è stata adottata, ma ha anche nominato Mara Venier in diretta. Tutto tra le risate della conduttrice, visibilmente divertita dal siparietto delle sue due spalle. Grande Fratello puntata 8 aprile, le nomination e i nuovi concorrenti. In nomination sono finite la sensualissima Audrey e la particolarissima Erika, che peraltro non vivranno con i concorrenti nella casa ma nel camping assieme a Daniele. Per una di loro il sogno del GF terminerà la prossima puntata, quando vedremo entrare Alberico Lenne, senz'altro solo come ospite, e le sorelle De André. Di materiale di cui parlare ce n'è tantissimo, pensate alle polemiche scatenate da Jessica Mazzoli e alle parole durissime di Mila Suarez prima di entrare nella casa. Forse sarebbe stato meglio pensare a un cast meno famoso, vista la messa in onda del Grande Fratello VIP, ma non si può negare che questo GF sia partito col piede giusto, vedremo quale sarà il verdetto dello share. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.